Parola di Davide, racconti quotidiani. Anyway, makes no difference to me. Questo aprile, nella Sala Gialla, detta anche Sala Piersanti Mattarella, del Palazzo dei Normanni di Palermo, si è svolto il convegno Il bello dell'impresa, quanto vale una cultura? Organizzato dai giovani imprenditori di Confindustria Sicilia e Palermo. Ho chiesto al presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, qual è la sua visione del connubio tra cultura e impresa per quest'isola. Intanto dobbiamo fare una ricognizione di quei beni culturali che vogliamo inserire in un circuito di valorizzazione, e questa ricognizione credo che ancora non sia stata fatta. Durante il suo intervento di apertura, Musumeci ha ricordato alla platea come sta vivendo questo suo primo anno di governo. La sfida è ardua e impegnativa, e io e il mio governo ci vogliamo confrontare con tutti, a cominciare dalle organizzazioni degli imprenditori, quelle dei servizi, quelle di Confcommercio, quelli agricoli e quelli industriali. Ecco perché con Confindustria abbiamo un rapporto di leale confronto. Rivolgendosi direttamente al pubblico, il presidente ha parlato degli ostacoli quotidiani che i giovani imprenditori affrontano in Sicilia. Tante diseconomie vi troverete davanti, ma quella più difficile potete risolverla soltanto voi, con gli ultimi 3 centimetri, la rassegnazione. È la diseconomia più pesante e la più pericolosa. Questo è un popolo che da millenni vive nella rassegnazione del presente. In Sicilia non esiste la coniugazione al futuro. Nel nostro dialetto non esiste il futuro. Ed è significativo tutto questo, perché siamo stati abituati a vivere nell'aridità del pane quotidiano. Tanto che i nostri nonni ancora dicono, come finisci, si conta. Invece dobbiamo essere capaci di deciderlo noi come finisci. Se riusciamo a vincere anche questo sentimento di rassegnazione e convincerci che la Sicilia può diventare il cuore pulsante dell'economia euro-afro-asiatica, qui lo dice la sua storia e la sua geografia, se ci convinciamo di questo, io credo che presto la stagione che tutti stiamo vivendo con ansia può diventare soltanto un triste ricordo. Concluso l'excursus di Musumeci, la giornata si è suddivisa con 3 gruppi di esperti intervenuti sui seguenti argomenti: l'industria della cultura, crescita e prospettive, turismo, arte e territori e nuovi mecenati cercasi. Per quest'ultimo è arrivato da Milano e ha intervenuto Gianluca Randazzo, Corporate Social Responsibility Manager di Banca Mediolanum. Credo che la cultura sia sia risorsa per creare questa relazione, sia anche destinatario di questa relazione virtuosa, perché la cultura poi ne beneficia di questa consapevolezza del voler portare valore aggiunto anche alla collettività. In Italia, dove gli imprenditori sono spesso considerati ancora giovani anche a 30 e persino 40 anni, mi sono soffermato con Giulio Danna, un imprenditore realmente giovane, anzi di più. Sono un giovanissimo imprenditore, io ho 25 anni e non è correlata all'età l'aggettivo giovanissimo, ma più all'impresa, perché vengo da una famiglia di non imprenditori che anzi hanno ostacolato la mia attività. Quindi ho dovuto superare problematiche interne a quello che è chiaramente l'attività che svolgo, e quindi quella imprenditoriale, ma anche interne a livello familiare. Attività, lo dice la parola stessa, vuol dire alzarsi dalla sedia e fare qualcosa, e raccontare quello che sono le proprie opinioni, le proprie esperienze, e questo è quello che è avvenuto oggi e secondo me è molto, molto, molto importante. Altrettanto importante rimane l'attuale stallo politico per la formazione di un nuovo governo. Durante queste consultazioni abbiamo chiesto al presidente della regione cosa vuole augurare al suo conterraneo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'augurio che fa ogni italiano responsabile e degno di questo nome, che possa, nel rispetto del voto degli italiani e delle regole del gioco, possa trovare finalmente il bandolo della matassa
per restituire all'Italia un governo di cui in questo momento, per ragioni interne e internazionali, si ha estremo bisogno. Così la collaborazione tra imprenditoria e cultura continuerà a intensificarsi, aumentando il valore e la stabilità del territorio in questo momento di transizione ed incertezza. Hashtag cultura coltivata.